disavanzo sanitario e stato di emergenza per l'ultima grandinata al centro dei provvedimenti approvati dalla Giunta regionale del Molise. Il CIPE finanzia con nuove risorse lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso, un passaggio infrastrutturale fondamentale. L'Unimol porta avanti un progetto legato alla tematica migranti e comunità inclusiva, coinvolti docenti e studenti, sinergia tra Ateneo ed istituzioni del territorio. Grazie ad un apposito finanziamento regionale torna a Venafro la Lirica, quest'anno sarà proposta la Tosca di Giacomo Puccini, soddisfatti Comune e Proloco. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. La giunta regionale presieduta da Donato Toma ha approvato alcuni provvedimenti, tra i quali la copertura del disavanzo sanitario, la richiesta dello stato di emergenza per l'ultima grandinata ed interventi sulla viabilità. Vediamo. Il presidente Donato Toma ha presieduto l'ultima riunione della giunta regionale che ha approvato tra i diversi argomenti alcuni di vitale importanza per i molisani, in modo particolare la proposta di legge che riguarda la variazione al bilancio di previsione per il triennio che va dal 2019 fino al 2021, dove si è provveduto alla copertura del disavanzo sanitario, un disavanzo che ammonta a circa 15 milioni e 700 mila euro. Con il provvedimento sarà coperto totalmente il disavanzo come da richiesta del tavolo tecnico sanitario. Il debito dunque sarà appianato soprattutto attraverso l'aumento della tassazione a carico dei cittadini, mentre resta ancora di complessa e difficile comprensione lo stato dei piani operativi sanitari, che restano spesso e volentieri in bilico tra approvazioni e respinte. Decisioni importanti, che sembrano positive, anche se però si scontrano con la situazione difficile attuale della sanità, tra chiusure ed aperture, gradi di giudizio e scelte ambigue, come il punto nascita a Termoli, altre dismissioni ad Isernia, i sacrifici a Larino, Venafro, Agnone e l'ultimissima notizia della sospensione al Cardarelli di Campobasso dell'attività operatoria di neurochirurgia con i pazienti che dovranno recarsi o essere trasportati nella struttura pubblica di Teramo. Nel corso della riunione della Giunta si è provveduto anche a dichiarare l'esistenza del carattere di eccezionalità dei fenomeni meteorologici intensi del 10 luglio scorso, quando si è abbattuto sul territorio regionale l'evento calamitoso della grandine. Ancora poi, gli assessori si sono occupati di alcuni provvedimenti riguardanti la viabilità. In primis, la Giunta, in merito agli interventi stradali, ha proceduto all'individuazione dei soggetti attuatori e all'approvazione dello schema di convenzione tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tutta una serie di lavori che riguardano le strade per un importo complessivo di 13 milioni di euro. Ma l'attenzione sulla viabilità non si ferma qui. La Giunta infatti ha approvato l'avviso pubblico finalizzato alla definizione di un piano di interventi che sarà utilizzato dalla Regione per allocare le risorse utili alla concessione dei finanziamenti. Con nuove risorse il CIPE ha finanziato un'opera fondamentale per i collegamenti regionali e interregionali del Molise. Come annunciato dai parlamentari molisani Federico e Testamento, sarà possibile ammodernare la tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso, un passaggio fondamentale per elettrificare la direttrice interregionale Campobasso-Roma da decenni in pessime condizioni. È notevole l'astensione dal lavoro in occasione dello sciopero nazionale dei trasporti di ieri. Lo riferiscono le organizzazioni sindacali che parlano di un picco di adesioni per il trasporto merci e nelle attività di logistica, ma anche nel trasporto locale con punte dall'80% al 90%. Anche in Molise la partecipazione è stata buona, seppur non ha raggiunto il livello nazionale, ha comunque mostrato una buona capacità di aggregazione dei lavoratori per la difesa dei loro diritti.
Molte campagne del Molise sono incolte e paesi abbandonati dalle giovani generazioni. Gli esperti indicano la strada degli investimenti di energie umane ed economiche nel patrimonio naturale per invertire il declino in atto. Professore, dagli Etruschi ai Sanniti, passando per i Romani, però dopo circa 2000 anni, anche qualcosa in più, si sta svuotando tutto l'Appennino italiano in direzione del mare. Cosa faranno? Che fine faranno le aree interne, nazionali e in questo caso del Molise? Tutto sta a noi fare in modo che le cose non vadano per il peggio, a noi e soprattutto alle generazioni più giovani e le generazioni future. Le aree interne, in primo luogo il Molise, non hanno nulla da invidiare a posti bellissimi come la Svizzera, come altre regioni europee, diciamo. Di grande attrazione turistica, di grande valorizzazione. E tutto sta a investire su questi beni che possono produrre senz'altro e dare grandi risultati per, diciamo, anche un riscatto così, economico di queste zone. Fa dispiacere vedere, per esempio, suoli una volta coltivati amorosamente. Io ricordo intere parti del Molise, specialmente dell'Alto Molise, che erano coltivatissime e adesso proprio sono suoli incolti, abbandonati. E questo è anche lo spreco di una risorsa economica importantissima. Insomma, bisogna investire energie e risorse per valorizzare queste zone. I presupposti ci sono, i presupposti non bastano, però se non ci sono gli interventi e la fattività delle persone che se ne devono occupare. Professore, questo riscatto del Molise, Molise interno, può ripartire anche dal suo patrimonio artistico e culturale? Indubbiamente. Il patrimonio storico-artistico del Molise è importantissimo, il suo patrimonio ambientale, naturalistico altrettanto, anche perché è in gran parte ancora intatto, diciamo, non compromesso come in altre parti d'Italia. Quindi questi, diciamo, sono i presupposti su cui fare leva per un riscatto veramente importante. Si sentirebbe di fare un appello alla classe politica molisana? Ma io farei un appello, sì, un appello a tutti i molisani, perché ognuno di noi può contribuire e fare qualcosa, anche poco, anche indirettamente, nel proteggere, nell'aver cura dei luoghi, nel tenerli bene, nel segnalare le cose che richiedono qualche intervento. Quindi non bisogna sempre, diciamo, demandare tutto alla classe politica, che ha indubbiamente i suoi compiti, le sue responsabilità, i suoi doveri, però ricordiamoci anche dei doveri che ognuno di noi ha verso la sua terra e verso i nostri concittadini. Non hanno rispettato le indicazioni imposte dalla questura di Isernia e per questo due fratelli di 44 e 42 anni sono stati denunciati dalla polizia. Hanno deciso di utilizzare una carrozza trainata da 6 cavalli per il corteo funebre del proprio padre, non rispettando l'itinerario obbligato. Al termine della cerimonia liturgica ha disposto che la salma fosse trasferita da un'auto funebre. Ed è scomparso ad 89 anni Don Stellerino D'Annibale, il parroco editore che ha trasmesso per anni su Teleradio San Pietro, coprendo l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, i suoi messaggi di evangelizzazione e di informazione. Ai funerali sabato alle 10 nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a Vasto. L'Università degli Studi del Molise è impegnata in un progetto dedicato ai migranti e all'inclusività con attenzione rivolta alle comunità molisane. Tutti i dettagli in questo servizio.
Migranti e comunità inclusiva, una tematica particolarmente a cuore all'Università degli Studi del Molise, che grazie all'impegno di docenti e studenti del corso di laurea Scienze della Politica e dell'Amministrazione, in collaborazione con altre facoltà, ha abbracciato un progetto di ampio respiro. La tematica dell'immigrazione è uno degli assi principali di ricerca del corso di laurea in Scienze Politiche. Diversi docenti del corso di laurea sono implicati in questo progetto, di cui uno dei direttori è la professoressa Ilde Carli di Casavo, che è docente di istituzioni di diritto pubblico nel nostro corso di laurea. È un progetto che ha ottenuto dei finanziamenti con il Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca del MIUR. Nasce per la questione urgente e attuale di affrontare la cosiddetta crisi migratoria, considerandola non come un fenomeno emergenziale ma piuttosto come un fenomeno strutturale che quindi va affrontato indagando quali sono gli strumenti di integrazione e di inclusione. Una iniziativa dai risvolti concreti che registra anche una valida sinergia tra l'Ateneo e le istituzioni del territorio. È un progetto di cui siamo molto fieri perché riteniamo che il Molise presenti delle caratteristiche peculiari che sono particolarmente positive per l'integrazione diffusa sul territorio di piccoli gruppi di migranti all'interno di comunità locali coese, soprattutto quando si tratta di comunità comuni delle aree interne in cui si registrano alti tassi di spopolamento, per cui si riesce ad ottenere con duplice vantaggio l'integrazione per i migranti, appunto di ripopolamento, riqualificazione anche di molta manodopera, di attività artigianali che si vanno perdendo proprio grazie al contributo che appunto questi giovani ragazzi riescono a portare nelle comunità molisane. Da questo punto di vista ci sono diverse sinergie con enti locali, per esempio sta partendo ora con il comune di Larino una app molto interessante che è stata messa a punto dal nostro progetto e che darà una mano concreta a questi ragazzi ai fini dell'integrazione. Noi ci stiamo rapportando, ci stiamo confrontando con tutti gli interlocutori istituzionali. In prima linea dunque anche gli studenti dell'Unimol promuoveranno attività inclusive a favore di coetanei stranieri. Noi diciamo, diamo un sostegno ai ragazzi stranieri sia per quanto riguarda attività nell'ambito burocratico del tipo trovare una casa, gli affitti oppure la compilazione di alcune carte oppure cerchiamo di creare delle attività ricreative. Saremo operativi sia all'interno dell'università oppure sia fuori. Cercheremo di creare un vero e proprio contatto con gli studenti. Il percorso è quello relativo al turismo e alla cultura del sacro e riguarda questa volta i luoghi che sono vicini alla figura di Celestino V, il Papa Eremita, per ritrovare lo spirito proprio del grande personaggio storico. Su proposta della parrocchia di San Michele Arcangelo di Campolieto è stato predisposto un progetto che si intitola Notti Celesti in Terre Celestiniane, al quale hanno aderito l'Arcidiocesi di Campobasso Boiano, Pastorale Diocesana per il Turismo, il Centro Sportivo Italian, la parrocchia di San Giorgio di Petrella Tifernina, la Proloco e il comune di Sant'Angelo Limosano ed altri comuni limitrofi della provincia di Campobasso. Il frantoio oleario della famiglia Pavone propone in serata a Trivento una degustazione dell'olio extravergine di oliva nell'antico frantoio di via Cappuccini. A guidare gli ospiti il capo panel Maurizio Corbo, attraverso momenti formativi di valutazione sensoriale degli oli locali. E torna alla lirica Venafro dopo il finanziamento del progetto per l'allestimento della Tosca di Giacomo Puccini attraverso il bando di Turismo e Cultura 2019. Soddisfatti Comune Proloco e Associazione Italiani nel Mondo. Dopo l'esperienza dello scorso anno con la Traviata di Giuseppe Verdi, torna la lirica e il melodramma alla Palazzina Liberty di Venafro e lo fa attraverso l'allestimento di un'altra grande opera, La Tosca di Giacomo Puccini. Il progetto teatrale, infatti, è stato ammesso ai finanziamenti previsti dal Bando di Turismo e Cultura 2019, bando voluto dall'Assessorato regionale alla Cultura. Un anno fa, quando abbiamo parlato di Traviata, con l'amico Claudio Lungo, da tutti è stata pigliata come una
idea folle, una pazzia. È stato un grande successo l'anno scorso, quest'anno si replica con il bando turismo e cultura. Avremo la Tosca, due serate di grandi eccezionali eventi su quello che è una location unica, che è il laghetto di Venafro. Sono convinto che sarà uno degli eventi cult della regione in questo 2019. Alla pari degli altri grandi eventi della regione, anche Venafro ha una grande opportunità di veicolare le bellezze della città proprio attraverso manifestazioni che porteranno sicuramente all'interno della nostra città tanti turisti e tanta gente anche di fuori regione. L'iniziativa, finanziata con 33.000 euro, ha visto il Comune di Venafro protagonista insieme alla Proloquo e all'Associazione Italiani del Mondo. La direzione artistica è stata affidata, come nella precedente realizzazione teatrale, al maestro Claudio Luongo. Questo evento unico che stiamo proponendo in realtà ha delle novità e soprattutto cerchiamo di correggere gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso e ci proponiamo di farne altri, chiaramente. Quest'anno si articola in tre momenti diversi. Noi abbiamo sia l'opera Tosca del 25 e il 28, ma ha queste grandi novità. La prima è una delle più importanti, è che la scenografia viene fatta attraverso un sistema cosiddetto mapping in tre dimensioni sulla facciata della Palazzina Liberty. Questa scenografia è stata selezionata da un critico d'arte, selezionando 20 artisti che poi a loro volta diventeranno una mostra che sarà qui durante il festival, che si chiama appunto Arte all'Opera. In serata alla Concattedrale di Larino, diretto dal maestro Paolo Addesso, concerto bandistico Città di Lecce, appuntamento alle 21.30. Domani a Ielsi si rinnova la sfilata delle traie e dei carri allegorici per la festa del grano in onore di Sant'Anna, giunta alla 214esima edizione. La manifestazione, patrocinata anche dalla Regione Molise, è prevista per le ore 9 con la benedizione dei carri e delle traie a seguire la messa e subito dopo, verso le 10.30, la sfilata vera e propria. Da oggi al 28 luglio a Miranda, 23esima edizione della Tartufata, evento dedicato al tartufo molisano con proposte culinarie di grande spessore in vicoli e piazze del paese, la degustazione anche di altri ricercati prodotti locali. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo, in via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Clima afoso e soleggiato su tutto il Molise, dalla sera cielo generalmente stellato, le temperature odierne sono comprese tra i 22 gradi di Campobasso e la massima di 34 di Isernia, ventilazione debole di direzione variabile, calmo l'Adriatico centrale. Domattina il quadro climatico si presenterà pressoché immutato, valori atmosferici in ulteriore lieve aumento, venti meridionali. Sabato 28 settembre ripartirà il campionato di pallacanestro femminile di A2. La Magnolia Campobasso esordirà tra le mura del palazzetto di Vazzieri contro le Toscane del San Giovanni Valdarno. L'ultima giornata ci sarà invece il 25 aprile del prossimo anno. La società sta completando in questi giorni la formazione, contatti con una straniera di qualità per migliorare il tasso tecnico del quintetto. Lunedì 19 agosto per le atlete della Magnolia prenderà il via la nuova stagione agonistica. E prosegue senza particolari intoppi la preparazione estiva del Campobasso in vista del torneo di Serie D di calcio. Società e staff tecnico stanno valutando quei giocatori funzionali per un campionato ambizioso.
Matelica, Recanatese e Pineto appaiono al momento le squadre più attrezzate per la scalata in Lega Pro. Dal quartiere generale del Campobasso non si vogliono fare proclami di vittoria, ma di sicuro migliorare la classifica della passata stagione e raggiungere la griglia per gli spareggi. Promozione, fiducioso nei calciatori arrivati in rossoblù, il nuovo direttore sportivo Stefano De Angelis. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi, manca ancora qualcosina. Però, ripeto, stiamo cercando di fare un organico giusto per fare un campionato di primo ordine, come magari lottare per qualcosa di importante, come magari merita la società e la piazza. Io penso che Campobasso adesso sia una piazza ambita, perché l'anno scorso l'ha dimostrato, ha una società solida alle spalle. Speriamo magari di accendere entusiasmo anche nella piazza, questo dipende soprattutto dalla squadra, dal modo... dai risultati soprattutto, dalla squadra e dal modo come saremo in campo. Noi, tocca a noi trascinarli, però ripeto, davanti abbiamo Musetti che è un signor attaccante che ha lo stesso nome di Ricciardo, se parliamo di nome, perciò alla fine è un passato importante, sicuramente puntiamo forte su di lui perché è un giocatore importante come ce ne sono tutti gli altri. Ripeto, però ci stiamo guardando intorno, un altro attaccante arriverà sicuramente. Io penso che Materica ha dimostrato negli ultimi anni, anche il mercato che ha fatto, penso che vorrà cercare di vincere il campionato, come magari il Pineto è una società forte che la conosco, perciò ambiziosa, dietro il Pescara anche loro lotteranno per qualcosa di importante, adesso i proclami li fanno tutti, però Pineto, Recanatese, Materica e qualcun'altra sicuramente hanno degli organici importanti, noi dobbiamo crescere, migliorare, sicuramente cercheremo di migliorare il campionato dell'anno scorso del Campobasso, poi ripeto, cercheremo di lottare fino alla fine. Partendo dall'ossatura dello scorso anno, il CUS Molise sta costruendo il quintetto in grado di ottenere la salvezza al suo primo anno di A2 di calcio A5. Un obiettivo da conquistare soprattutto in casa, sostiene l'allenatore Marco Sanginario, facendo del palazzetto dell'Ateneo di Viale Manzoni il proprio fortino. Senza fare il passo più lungo della gamba, oltre ai giovani locali, sono stati fatti acquisti mirati per la categoria, come il 19enne Antonio Triglia. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.